Buongiorno, ben ritrovati alla prima edizione del TG6 per quest'oggi. Apriamo con le polemiche al comune di Pescara dopo gli attacchi delle opposizioni sul futuro delle aree di risulta di Pescara. Oggi arriva la replica del sindaco Carlo Masci. Sentiamo. Dopo la richiesta di dimissioni dal centro-sinistra, le polemiche anche dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, non si è fatta attendere la risposta del primo cittadino di Pescara, Carlo Masci, che è tornato a parlare a distanza di qualche settimana della questione riguardante le aree di risulta, illustrando la posizione dell'ente. Noi abbiamo, seguendo un iter che era segnato da circa 20 anni, abbiamo fatto un bando per un'operazione pubblico-privato, perché abbiamo 20 milioni di euro e per l'area di risulta occorrono 54 milioni di euro. Questo è il tema. Allora abbiamo fatto il bando invitando i privati a partecipare a questa iniziativa, ovviamente cercando gli equilibri tra il pubblico e il privato. Poi c'è il Covid che questi equilibri in qualche modo li ha modificati, evidentemente. I privati in questo momento non ritengono di fare un investimento così importante su un'area dove c'è una gestione dei parcheggi per un tot numero di anni che evidentemente non hanno ritenuto congrua per l'operazione. Noi continuiamo ad avere 20 milioni di euro, a questo punto se l'operazione pubblico-privato non è andata avanti ci muoveremo con un'operazione tutta pubblica, sapendo anche che oggi la Regione ci ha chiesto di poter usufruire di una parte dell'area di risulta per fare il palazzo della Regione, cioè la sede della Regione Abruzzo. Il primo cittadino ha poi spiegato che la priorità sarà quella della bonifica dell'intera area, che dovrà essere fatta con fondi pubblici. E un'altra criticità che abbiamo rilevato è stata quella legata alla bonifica dell'area. Perché quell'area è un'ex stazione, quindi la bonifica è necessaria, una bonifica che è in qualche modo da approfondire, e i privati anche su questo si sono fermati, non sapendo che cosa ci fosse. Quindi ci muoveremo facendo anche operazioni di bonifica, sapendo che quel percorso sarà quel percorso che poi ci porterà alla realizzazione di tutto il parco che noi vogliamo fare, che è un parco di 65.000 metri quadrati che cambierà il volto della città, oltre ai parcheggi che sono necessari per il centro commerciale naturale che abbiamo sviluppato nel tempo nella nostra città. Il servizio era di Paolo Renzetti e ora voltiamo pagina. Sono bastate solo alcune fotografie sui social per far montare la protesta degli esclusi al vertice romano su Nuova Pescara, che è sbarcata nei giorni scorsi sul tavolo del ministro Lamorgese per volere del senatore Luciano D'Alfonso. Una scelta che però non è andata giù ai comuni di Montesilvano e Spoltore, che chiedono rispetto. Stefano Recanati. Ci aspettavamo, insomma, che almeno a noi Montesilvano, o ai sindaci dei due comuni, ai presidenti del Consiglio, fosse rivolto l'invito per questa trasferta romana. La Nuova Pescara sarà realizzata, ma difficilmente le polemiche si placheranno. L'ultima in ordine di tempo, quella innescata da Ernesto De Vincentis e Lucio Matriciani, rispettivamente presidenti del Consiglio Comunale di Montesilvano e Spoltore, i due comuni da sempre contrari alla fusione con il capoluogo Pescara, dopo il mancato invito a partecipare alla riunione organizzata dal senatore Luciano D'Alfonso a Roma, dove una delegazione, tra cui componenti del Consiglio Comunale di Pescara, ha incontrato il ministro dell'Interno Lamorgese per imprimere un'accelerazione al processo di fusione dei tre comuni. Nella lettera scritta a quattro mani nella giornata di ieri, De Vincentis e Matriciani chiedono rispetto e chiarezza dopo che per anni si sono portate avanti delle commissioni, portando avanti discussioni per dare il giusto futuro anche ai cittadini di Montesilvano e Spoltore. Stavamo lavorando tutti insieme, fronte del sì e fronte del no, per realizzare una fusione meno complicata, che desse delle positività a tutte le realtà. Un incontro come quello di ieri a Roma poteva essere un modo, un motivo per migliorare insomma, la situazione. Mettere mano allo statuto che preveda delle municipalità ai due comuni più piccoli, oltre ad un posticipo della data, potrebbe essere un primo modo per ricucire lo strappo. Queste erano le trattative avviate ed erano a buon punto.
Ecco, è la nostra rimostranza nei confronti della giornata di ieri, solo per questo. Poi è chiaro che il rapporto si ricucirà. A cercare di spegnere le polemiche è proprio l'organizzatore dell'incontro, Luciano D'Alfonso, il quale tramite i social annuncia come quello di ieri è stato solo l'inizio di una serie di incontri che vogliono assicurare l'iter della nascita della nuova Pescara e che si susseguiranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Caro pedaggi, manifestazioni di protesta ai caselli delle autostrade A24 e A25 sono previste per la giornata di domani, una mobilitazione con la quale i sindaci di diversi comuni di Abruzzo e Lazio intendono sollecitare il governo per scongiurare l'aumento dei pedaggi previsto per luglio. I sindaci di Lazio e Abruzzo tornano alla carica contro il caro pedaggio e la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25. Il rincaro del 34%, atteso dal 1 luglio dopo il congelamento da parte del gestore Strada dei Parchi, viene definito dal sindaco di Carsoli, Velia Nazzarro, una vera e propria stangata per il territorio. Il sindaco lamenta una grave mancanza di comunicazione con governo e Parlamento. I sindaci attendono ancora una risposta dal ministro delle Infrastrutture Giovannini, sollecitato un intervento in una lettera dello scorso 9 febbraio. A portare al capo del Dicastero le istanze del territorio è stato il presidente della provincia dell'Aquila, Angelo Caruso, che rilancia chiedendo una soluzione definitiva, vista anche la serie di manifestazioni di protesta che scatteranno sabato 19 febbraio in molti caselli della 24 e A25. Questa è una partenza che va avanti da anni, oramai insostenibile. Noi abbiamo questa scadenza di giugno che grava sulle nostre teste e che in qualche modo deve essere scongiurata, disarmata, al punto tale che il ministro Giovannini, io gli ho rappresentato proprio questa esigenza del territorio, ho detto che una vicenda che non può essere più procrastinata all'infinito, va chiusa in questa legislatura. È il tempo ovviamente delle decisioni, non è il tempo dei rinvii come si è fatto oramai da anni e soprattutto dobbiamo evitare che questo testimone venga consegnato ad altri che potrebbero non avere la sensibilità, l'attenzione e la conoscenza del problema e quindi rischiare davvero di la beffa che insomma questo territorio non merita nella maniera più assoluta, ma l'Abruzzo intero non merita questa vicenda. Dal 1 luglio che diventerà un sanasso per chi frequenta, chi vuole venire anche in moto turistico sul nostro territorio. Diciamo che è una lotta che siamo obbligati a fare per non permettere lo spopolamento ancora ulteriore delle nostre aree interne, uno spopolamento perché uno che viaggia, che lavora a Roma, che è costretto a viaggiare in macchina, capite bene che è un sanasso viaggiare e capite bene che alla fine farà una scelta di restare a Roma e non tornare nelle nostre aree interne. Quindi spero che tutti, chi è interessato dal governo, al ministro, a tutti i parlamentari, trovino un momento di raccordo, di concordo, in modo che insieme al gestore dell'autostrada riescano a bloccare questi aumenti. E torniamo a Pescara, risolto il problema dei magazzini riservati alla marineria pescarese grazie al lavoro di comune e autorità portuale. Il direttore marittimo Salvatore Minervino ai nostri microfoni ha parlato anche della questione dragaggio del fiume Pescara. Paolo Renzetti. Comandante, cosa cambia da oggi per quanto riguarda i messaggi dei pescatori del porto di Pescara? Ma sicuramente è una bella opportunità creata per loro dal FLAG, quindi dal Comune e dall'autorità di sistema del Mar Adriatico Centrale di Ancona e da noi delle capitanerie di porto, che abbiamo espresso il nostro parere favorevole per quanto riguarda la sicurezza a questa lodevole iniziativa che consentirà una sistemazione molto più organica degli attrezzi di pesca e anche un recupero, diciamo così, urbanistico da parte del Comune. Si va incontro alle esigenze della marineria in questo senso? Certo, sempre incontro alle loro esigenze per una categoria molto disagiata a causa del noto problema cronico dei fondali del porto, sul quale stiamo lavorando e speriamo di avere risultati nei prossimi mesi. Sono in corso i lavori della nuova barriera Molo Nord, che sicuramente serviranno a recuperare un dragaggio migliore, perché riparerà dai venti del settore nord orientale e avremo dei miglioramenti nei prossimi mesi sicuramente. Il ripristino del passo di accesso è stato fatto ultimamente per consentire di dare una cornice di sicurezza ancorché minima ai pescatori in entrata e in uscita, però un'altra tranche di dragaggio molto più sostanzioso verrà fatto appunto appena si risolverà il problema di dove andare a conferire i materiali che purtroppo
come non tutti sanno, dai vari interventi che ho sentito sulla materia del dragaggio, non sono di facile smaltimento perché inquinati. E voltiamo pagina, il 5 marzo termineranno i saldi, ci occupiamo di commercio a Chieti, dove siamo stati a sentire proprio i commercianti che si dicono soddisfatti delle vendite nel periodo natalizio, ma lamentano un calo per i saldi per i quali pare sia stato meglio il 2021. In attesa che parta l'app con annessa card di Compra Teatino, l'iniziativa a sostegno del commercio a Chieti, i negozi stanno tirando le somme dei saldi invernali. Fermo restando l'annoso problema dei parcheggi, la stretta dei contagi da Covid a gennaio ha avuto le sue ricadute negative sulle vendite, e non solo nel mese di gennaio. Opinione comune a tutti i commercianti è che sia andata meglio lo scorso anno. Devo dire che quest'anno il periodo di Natale è stato incentivato molto dalle luminarie, sono venute tante persone, almeno nel mio negozio sono venute tante persone per vedere queste luci, però d'altro canto devo dire che dal 15 di gennaio si sono spenti tutti i riflettori del Natale e siamo ritornati nel disastro più totale. I saldi sono andati male e adesso con il caro bollette e quant'altro non vedremo un attimino il da farsi. Per quanto riguarda l'abbigliamento uomo, com'è andato quest'anno, questo periodo dei saldi? Ma guarda, ti dico, per la verità forse ci aspettavamo qualcosa in più dopo un Natale veramente bello. Poi in piena pandemia, con il Covid che è tornato prepotentemente tra di noi, c'è stata una leggera flessione, però nei saldi poi c'è sempre interesse perché comunque hanno sempre un appeal verso i clienti, uno sconto, un qualcosa, è sempre un veicolo ottimo per le vendite. Sempre gradito, ma soprattutto a una clientela teatina o hai avuto anche acquirenti da fuori Chieti? No, anche acquirenti da fuori Chieti, sì. Ma alla fine, guarda, è vero che è difficile arrivarci a Chieti ultimamente, però fortunatamente ci sono tante persone che sono affezionate alla nostra città, alla bellezza della nostra città, di fare una passeggiata e venirci a trovare nelle nostre attività. Siamo in un negozio di abbigliamento femminile, è andata meglio per la vendita dell'abbigliamento o degli accessori quest'anno per i saldi? Allora, per noi, per quanto riguarda noi, più le calzature, però comunque l'abbigliamento sempre un po' di meno, ovviamente perché il nostro negozio più calzature. Comunque i saldi non è che siano andati molto bene anche quest'anno, purtroppo, quindi non lo so. Speriamo che ci sia più gente, più voglia di comprare, speriamo di un attimo di respirare un po' di più perché è stato un inverno veramente duro. Siamo a Chieti Scalo, come sono andati qui i saldi? Allora, non sono andati bene perché il periodo di gennaio comunque abbiamo risentito molto della stretta e quindi dell'aumento di casi, quindi è pesato particolarmente. Dopo un Natale discreto rispetto all'anno scorso, gennaio come saldi non è andata benissimo. Partiranno già lunedì i lavori per eliminare le barriere architettoniche sulla strada parco a Montesilvano. Un primo passo significativo, dice il sindaco De Martinis, verso una mobilità alternativa volta per essere accessibile a tutti. Stefano Recanati. Si continua a lavorare sulla viabilità della strada parco, però è fondamentale l'abbattimento delle barriere architettoniche. Il comune di Montesilvano è già al lavoro. Assolutamente sì, da lunedì partiranno dei lavori sull'intero tracciato volto ad assicurare una migliore consistenza del manto stradale, ma soprattutto per abbattere le barriere architettoniche. Questo è il tema dell'incontro volto a garantire la totale accessibilità del trasporto sull'ex tracciato ferroviario. Oltre ai vertici dell'amministrazione comunale hanno partecipato il RUP di Tua e l'associazione Carrozzine Determinate. Punti fermi, la salita a raso sul mezzo per tutti gli utenti in carrozzina e l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle strade di accesso alla strada parco, che possono rendere la mobilità prevista sull'ex tracciato accessibile al 100%. Alcune perplessità sono sorte per interi punti della strada parco dove l'abbattimento delle barriere risulta impossibile, per questo verranno interdetti alla circolazione pedonale, creando disagi non solo agli utenti con disabilità e per i quali è necessario studiare necessariamente soluzioni progettuali alternative. Sarà molto importante, peraltro
proprio chi in carrozzina e chi affetto di disabilità ha necessità di muoversi a bordo di mezzi pubblici molto spesso, e quindi questo intervento risulta essere davvero, davvero importante da questo punto di vista. L'obiettivo comune, aggiunge il sindaco, resta quello di garantire una mobilità inclusiva ed accessibile a tutti. La TUA ha in qualche modo assicurato dei lavori che possano andare in questa direzione, e noi continueremo non soltanto a sollecitare ma anche a stare dietro, insomma, nel momento in cui si terranno questi lavori, al fine di, appunto, di ottenere il meglio e la migliore fruizione possibile per tutti. De Martinis si lascia poi andare ad una previsione riguardo il primo transito ufficiale dei nuovi mezzi sulla strada parco. Al di là delle proteste di qualche residente, di qualche comitato, io ritengo che appunto si debba procedere speditamente, e come da cronoprogramma speriamo già durante la primavera prossima, alla fine della primavera prossima, di poter regalare al territorio una strada fruibile, una strada accessibile e una strada che possa appunto vedere partire un progetto che da troppi anni, insomma, attende di partire. Si è svolta questa mattina all'Università di Teramo una giornata formativa per studenti delle scuole superiori sul concetto delle pari opportunità. L'iniziativa, curata dalla Commissione Pari Opportunità e dal Comune di Giulianova, si colloca nell'ambito del concorso per cortometraggi intitolato a Filomena Delli Castelli. Tania Bonici Castelli. Da Cenerentola a Samantha Cristoforetti, immagini, rappresentazioni e modelli nella realizzazione professionale femminile. E questo è il titolo del concorso giunto alla sua 11ª edizione, promosso per ricordare la figura dell'onorevole Filomena Delli Castelli e rivolto agli studenti degli istituti superiori italiani. I sogni sono desideri, questo è un sottotitolo del tema di quest'anno. Da Cenerentola a, quindi Cenerentola, un'immagine della donna che certamente si riscatta, no, nella vita, però si riscatta come? Attraverso un matrimonio, attraverso il matrimonio con una persona potente, ricca, e soprattutto si riscatta da che cosa? Da una vita domestica fatta ovviamente di precarietà. Ecco, fino a voler riflettere un po' su quello che è invece la legittima aspirazione della donna a potersi realizzare, ecco, come astrofisica, come donna che si occupa della scienza, della ricerca e di costruzione di un futuro tecnologico diverso. L'iniziativa è curata dalla Commissione Pari Opportunità, dall'Assessorato alla Pubblica Istruzione e Pari Opportunità del Comune di Teramo, patrocinata dall'Università degli Studi di Teramo e dai comuni delle scuole che concorrono. Come si partecipa? Basterà realizzare uno spot pubblicitario o un cortometraggio della durata massima di 5 minuti con i ragazzi che saranno registi e protagonisti dei propri filmati. Chi era Filomena Delli Castelli e soprattutto che obiettivi importanti ha raggiunto per le donne? Filomena Delli Castelli, donna abruzzese, laureata in lettere, insegnante, chiamata nel 1946, quando le donne rivoluzionarono un po' la storia dell'Italia, che fu concesso il voto, è stata candidata qualcuno, una donna, la storia dice, che fu lungimirante e vide in lei la candidata per l'Assemblea Costituente. Nel corso dell'incontro formativo all'Università di Teramo sono intervenuti alcuni esperti del settore, docenti universitari, psicologi, ma anche donne che hanno raccontato la loro esperienza professionale nell'ambito di settori lavorativi prettamente maschili. Una ragazzina che amava il mare, e poi dove è arrivata? Beh, sono arrivata qui in Abruzzo con questo incarico molto prestigioso e importante di comandante di un ufficio circondariale marittimo, quindi di una capitaneria, e comandante di uomini e donne, quindi sicuramente un traguardo che avevo da piccola e che finalmente ho raggiunto. Giardiniera da 30 anni, ma com'è andata? È andata che io facevo l'impiegata ed era un lavoro che non sopportavo, stare al chiuso, mi ricordo uscivo il pomeriggio tardi dall'ufficio, non sapevo che il tempo, io sono sempre stata amante del sole, e mi licenziai ed era il mese di dicembre, uscì il bando di concorso col comune, feci la domanda, mi presero perché non l'aveva fatto nessuno, perché 30 anni fa era una vergogna stare in mezzo alla strada. Saggio da a questi ragazzi oggi? Che devono avere il coraggio di fare ciò che voglio, senza stare a pensare ai soldi, al dio denaro, devono fare ciò che amano.
Pescara ha presentato la nuova web app sul turismo. Si tratta di un nuovo ed importante strumento per promuovere il territorio. Sentiamo il servizio di Paolo Renzetti. Si è tenuta questa mattina nella sala giunta di Palazzo di Città la presentazione della fase conclusiva del progetto Pescara Città da Mare, che ha coinvolto oltre 100 giovani pescaresi. Il prototipo che portiamo oggi è comunque ancora in fase di elaborazione, ma rappresenterà una web app turistica che noi doneremo alle istituzioni, appunto o il comune o la regione, affinché appunto si possa sponsorizzare la città di Pescara attraverso questa web app, quindi che è visibile sia da computer che da telefono, in cui noi abbiamo già iniziato ad inserire i luoghi più importanti della città, con l'obiettivo di sponsorizzarla appunto appieno, soprattutto verso i giovani, quindi anche elencando una serie di eventi che sono stati svolti nella città, quello che ha da offrire dal punto di vista turistico, anche enogastronomico, e appunto inserendo all'interno di questa web app anche tutte le immagini che noi abbiamo raccolto nel progetto, durante il progetto, appunto facendo vedere da dove nasce questa web app, quindi dal progetto Pescara Città da Mare. Il progetto è stato fortemente voluto dall'assessorato alle politiche giovanili, come spiega l'assessore Patrizia Martelli. Finalmente siamo alla fase conclusiva di un progetto molto ambizioso, Pescara Città da Mare, iniziato lo scorso luglio con la partecipazione di 4 associazioni del nostro territorio. Ricordo che questo progetto è stato finanziato dalla Regione Abruzzo col cofinanziamento da parte del mio assessorato, un progetto dove vengono messi in evidenza dei temi molto importanti, e sono quelli del sociale, della tecnologia, del disagio ambientale, ma soprattutto della lotta contro l'alcolismo e soprattutto la valorizzazione dell'ambiente. E siamo alla pagina dello sport, il calcio, buona la prova, meno il risultato. Il Pescara non va oltre lo 0-0 all'Adriatico nello scontro diretto con l'Entella. Tante le occasioni create dalla squadra di Auteri, tra le quali un palo colpito da Pontisso. Ora i biancazzurri sono attesi da 3 trasferte consecutive a Fermo, Pesaro e Modena. Il servizio. Manca solo il gol al Pescara, che le prova tutte contro la Virtus Entella, non riuscendo però a portare a casa una vittoria che sarebbe stata ampiamente meritata. Il pareggio sta stretto agli abruzzesi, che escono però dal campo fra gli applausi dei tifosi. Dopo la brutta prova di Reggio Emilia, Auteri cambia a sorpresa modulo come all'andata, scegliendo il 4-3-3 e gettando nella mischia Ingrosso, Zappella, Veroli, Pontisso, Diambò e Clemenza. I liguri rispondono con il 4-3-1-2. In tribuna l'abruzzese Paolucci infortunato, mentre regolarmente in campo l'ex biancazzurro Dessena. Freddo e spalti semideserti all'Adriatico Giovanni Cornacchia, con gli ospiti subito alla conclusione dopo un minuto con la parata a terra di Sorrentino. All'ottavo si infortuna fra gli ospiti Morosini, che lascia il posto a Schenetti. Al 12° locali ad un passo dal vantaggio, ma il missile di Pontisso fa finire il pallone sul palo con Borra immobile sulla linea di porta. Al 17° Clemenza prova uno dei suoi colpi, ma calcia alto di poco dai 25 metri. Passa qualche secondo con Ferrari, che ha una ghiotta opportunità, ma da posizione propizia mette il pallone a lato. La posizione avanzata di Giambò crea qualche problema alla Virtus Entella, con il Delfino che meriterebbe il gol del vantaggio. Meglio i biancazzurri con i liguri in affanno e con Rauti vicino al vantaggio al 23°. Al Pescara in palla manca solo il gol con la pressione abruzzese, che poi però si placa finale del primo tempo. Nel recupero del primo tempo però gli ospiti hanno 2 occasioni su 2 angoli, prima con la parata di Sorrentino su Schenetti e poi con il colpo di testa al lato di Lescano. Nella ripresa si parte all'insegna dell'equilibrio. Nel Pescara in campo al 14° c'è Derisio per un buon Diambò, preme di più il Delfino, che al 24° ha l'opportunità per l'1-0 con Pompetti, che serve in area Ferrari, che conclude con Borra che respinge. Il portiere ospite si ripete al 27° con un tiro di Derisio, che chiama alla respinta difficoltosa l'estremo ligure. Il portiere ospite dice no anche a Clemenza al 29° in una gara che sembra stregata per la squadra di casa, di nuovo all'arrembaggio. Al 35° spazio a Cernigoi e Clemenza per Rauti e Pontisso, e poco dopo anche a Cancellotti e Dursi. Gli ultimi scampoli di gara vedono il Pescara all'attacco, ma non è davvero serata con l'Entella, che porta a casa un punto prezioso. Il Pescara esce dal campo a testa alta e domenica tornerà in campo nella trasferta di Fermo.
Seduta pomeridiana per il Teramo che prepara la trasferta di dopodomani a Gubbio. Squalificato Mordini, Azio Smanovic sarà probabilmente confermato a sinistra. In difesa Pinto può prendere il posto di uno tra Jacoponi e Soprano. Davanti tornerà Bernardotto dal primo minuto. La società a breve tessererà un terzo portiere e sarà un ritorno, quello del 25enne Andrea D'Egidio. Due giorni fa ha trovato il secondo gol in campionato il difensore Marco Soprano, che non nasconde il suo disappunto per la mancata vittoria con la Pistoiese. Penso che abbiamo fatto una buona partita sotto il punto di vista caratteriale e anche di... Abbiamo mosso bene, bene la palla, però alla fine il risultato che conta, il risultato è quello che conta. E quindi diciamo sto pareggio siamo un po' delusi, perché volevamo dare anche seguito alle due vittorie che avevamo fatto. E non siamo riusciti a chiudere prima la partita. E quando resti 1-0 un'occasione può succedere e hanno pareggiato, insomma. Fa sempre piacere segnare, è una cosa che cerco in allenamento. È arrivato anche il secondo gol, per questo sono contento. Cercherò di fare anche il terzo. Mi ricordo che c'era un fallo su D'Andrea, invece ci ha fischiato contro, e palla lunga, e eravamo in tre sul pallone, Di Massimo l'ha messa bene, forse io troppo avanti rispetto al primo palo e De Vano è andato tra me e Jacoponi e niente, segnato. È una cosa che bisogna migliorare anche quella. Abbiamo lasciato tanti punti dove il campo diceva che forse meritavamo una vittoria, invece dopo è arrivato un pareggio, una sconfitta. E quindi è una cosa che dobbiamo lavorare, perché, ripeto, quello che conta dopo è il risultato. Ma non ti so dire, perché anche abbiamo fatto una buona partita. Dico, l'unica cosa che posso recriminare è che forse potevamo chiuderlo. Il loro portiere penso che è stato il migliore in campo, quindi andare anche merito a lui. Domenica già si gioca, quindi dobbiamo pensare già a Gubbio e cercare di recuperare le energie e cercare di portare a casa punti. E siamo al volley. In A2 la Sieco Ortona ospiterà domenica alle 18 il Lago Negro. In A3 pure domenica trasferta a Garlasco alle 18 per l'AB Pineto. In A2 femminile l'Altino riposa, in B maschile domani l'Alba giocherà a Macerata alle 17. Mezz'ora prima il Paglieta in casa se la vedrà con l'Ischia in uno scontro salvezza. Stessa situazione in B1 femminile per la Teatina, che riceverà nell'impianto di Nocciano alle 17 di domani il Civitavecchia. In B2 sarà derby domani al Pala Roma alle 18 tra Cet a Sfontesilvano e D'Annunziana a Pescara. Alle 18:30 l'imbattuta capolista Teramo sarà di scena a Bari. Domenica alle 17:30 il Gada Pescara 3 sarà ospite del Trani. E con il volley si conclude questa edizione del TG. Io vi ringrazio per essere stati con noi. L'appuntamento col TG6 torna questa sera alle ore 19. Arrivederci.